Il nuovo ospedale di Teramo, già finanziato dal Ministero della Salute con quasi 82 milioni di euro, avrà 600 posti per acuti e costerà complessivamente dai 250 ai 300 milioni di euro. L'azienda sanitaria teramana ha scelto la formula del partenariato pubblico-privato per raggiungere la somma necessaria alla realizzazione dell'opera. Questo non significherà una sanità privatizzata, piuttosto alti standard di qualità nei servizi non sanitari. Professore, quando un privato finanzia un'opera pubblica come un ospedale in questo caso, quali sono i vantaggi per i cittadini? I vantaggi per i cittadini è la certezza del servizio che avranno nel periodo di gestione, dal punto di vista non però dei servizi sanitari, ma dei servizi collaterali dell'ospedale. Spesso si dice che in Italia la sanità è di altissimo livello, ma quello che è carente sono i servizi collaterali. È un'esperienza che probabilmente tutti i cittadini hanno fatto. Quindi il vantaggio per i cittadini è che rispetto a una normale logica di gestione della sanità, il privato che ha costruito l'opera la gestisce anche, diciamo, dal punto di vista dei servizi non sanitari, ma dei servizi collaterali, quindi quelli alberghieri piuttosto che quelli di assistenza e manutenzione della struttura, al fine di garantire una costanza dei servizi dell'ospedale per tutto il periodo in cui il privato è chiamato alla gestione. Le prime due proposte progettuali per il nuovo ospedale ricevute dall'ASL di Teramo sono state bocciate. Attualmente i vertici dell'azienda stanno valutando un terzo progetto. I tempi stringono, i finanziamenti pubblici impongono dei termini e la necessità di individuare l'area dove realizzare la grande opera pubblica diventa ora un'urgenza. Il nuovo ospedale si farà presto, l'ASL deciderà dove, voi però avete molti dubbi sull'area del Mazzini. Abbiamo i dubbi nel senso che l'area del Mazzini è un'area congestionata e quello che temiamo, andare a fare interventi in quell'area possa compromettere lo svolgimento dell'attività ordinaria e in più si va a riempire, già l'area di per sé è molto compressa tra il parcheggio, l'8-1, l'8-2, l'8-3, se andiamo a realizzare altre strutture lì, pure per i problemi di viabilità che si possono creare, capito? Perché l'area è molto stretta. Il confronto, le ho detto, non deve impedire l'andamento della pubblica amministrazione. Se il confronto è volto a impedire che io faccia l'ospedale, è inutile che ci confrontiamo. Noi ci possiamo confrontare su cosa fare del Mazzini, su come andare a fare il futuro dell'area del Mazzini, su cosa vogliamo mettere un nuovo ospedale, come implementare un nuovo ospedale, è tutto, ma non che si debba fare un nuovo ospedale. Lei farà un nuovo ospedale? Se mi danno gli strumenti necessari, economici, la regione mi supporterà, noi stiamo per fare un nuovo ospedale, certo.